Gentili telespettatori, bentrovati per questo nuovo appuntamento con Ascom Belluno Notizie, il quindicinale di approfondimento di Concommercio Imprese per l'Italia Belluno. Questa puntata sarà dedicata in maniera particolare alla valorizzazione di due aziende che tagliano due traguardi importanti, ma ci occuperemo anche di sport ed in particolare di mountain bike. Il primo servizio l'abbiamo dedicato ad un'azienda storica del centro storico di Belluno, vale a dire Confezioni Dal Magro. Confezioni Dal Magro che proprio in questo 2015 compie 60 anni di vita. Vediamo! In questo 2015 compie 60 anni Confezioni Dal Magro, negozio di abbigliamento al servizio di generazioni di bellunesi. Una storia iniziata in via Tasso, in centro a Belluno, e rilanciata recentemente con il trasferimento in Galleria Caffi. Una storia lunga più di mezzo secolo, iniziata grazie all'intraprendenza di Armando Dal Magro, padre di Mila, l'attuale titolare dell'attività. Mio papà ha iniziato nel 1955 con il negozio in via Tasso. Prima faceva l'ambulante e girava per i mercati della provincia di Belluno. Nel 1955 ha deciso di stabilirsi in un posto fisso per maggiore comodità. Nel 1955, quando mio papà ha aperto, offriva soprattutto abbigliamento da uomo e abbigliamento da lavoro. E quindi era un tipo di commercio completamente diverso da quello che abbiamo adesso. Nel corso degli anni è stato introdotto anche l'abbigliamento per donna, che nel corso del tempo praticamente ha preso il sopravvento. Adesso facciamo soprattutto abbigliamento da donna e aiutiamo le donne belle oltre misura, quindi donne che hanno bisogno di una vestibilità più morbida. 60 anni di storia aziendale sono davvero tanti, ma come si fa a rimanere sul mercato per un tempo così notevolmente lungo? Continuo studio di cose nuove, di conoscenza del materiale, conoscenza dei prodotti che si vendono, perché fondamentalmente è importante conoscere bene quello che si vende. Noi nel corso degli anni, soprattutto per quello che mi concerne, ho fatto parecchi corsi di formazione che mi hanno permesso di comprendere meglio l'evolversi del mercato. Abbiamo cambiato quest'anno la sede, ci siamo spostati da via Tasso alla Galleria Caffi perché avevamo bisogno di uno spazio un po' più largo e quindi questo cambiamento è importante e spero proprio che possa essere un buon futuro, un inizio di un futuro buono. Fondamentale è la qualità di ciò che si vende. Qualità è la parola chiave per un rapporto con i clienti che duri nel tempo. Di qualità sono le proposte di Confezioni Dal Magro. Tutto quello che proponiamo è un prodotto di qualità per sentirsi bene, per sentirsi a proprio agio. Noi proponiamo appunto le camicie, i pantaloni, la maglieria, i capispalla, e la ginseria e anche qualche accessorio. I prodotti sono da noi valutati capo per capo, per scegliere la qualità e per scegliere anche la vestibilità. Siamo un po' specializzati appunto nelle taglie morbide perché ogni donna ha bisogno di sentirsi bene anche se ha qualche chilo in più. Essere imprenditori è una sfida continua. Affrontala con la squadra giusta. Scegli Confcommercio Imprese per l'Italia. Con i nostri servizi, la tua impresa riparte con una marcia in più. Dai 60 anni di Confezioni Dal Magro ai 25 anni dell'erboristeria Centerbe di Agordo. Dal 1990 opera ad Agordo Centerbe, una delle più belle e conosciute erboristerie del Triveneto. I titolari sono Mauro Raffa, naturopata, e la moglie Lucia Tancon, diplomata in erboristeria. Le proposte vanno dalla fitoterapia alla fitocosmesi, dall'alimentazione biologica all'aromaterapia, dagli oli essenziali agli integratori alimentari. Fin dall'inizio della loro attività, Mauro e Lucia si sono ispirate ai valori della tradizione popolare e monastica in un settore dove spadroneggiano esoterismi di ogni genere. Ora tagliano il traguardo dei 25 anni. Una storia di lavoro sempre sostenuto da una scrupolosa ricerca della qualità dei prodotti e da un continuo aggiornamento. Ma com'è nata questa attività?
Un po' per una sana follia. Io e mia moglie 25 anni fa, per passione, abbiamo rilevato un'erboristeria che era aperta da 6 mesi e che era fallita in pratica, e abbiamo cercato di iniziare un'attività imprenditoriale. La cosa bella è che non sapevamo niente, sapevamo poco, e abbiamo passato tutto il resto di questi 25 anni a cercare di imparare a fare sempre meglio questo lavoro. Era un lavoro che 25 anni fa, devo dire, tutti guardavano un po' con sospetto, le erbette, le battute erano queste, c'era veramente pochissima gente, un cliente al giorno. E è interessante che dopo 25 anni tutte le farmacie adesso hanno la scritta erboristeria, quindi forse avevamo visto bene da quel punto di vista, dal punto di vista imprenditoriale. La cosa più bella è che comunque quello che non avevamo studiato prima, io e mia moglie, l'abbiamo dovuto studiare nei 25 anni successivi, quindi facendo Lucia la scuola di erboristeria a Urbino, il diploma universitario, io una scuola di naturopatia, quando ancora anche questa parola era vista un po' con sospetto, e poi continuamente corsi di aggiornamento ogni settimana nelle aziende a cercare di capire cos'era questo settore. Ultimamente poi, nonostante i 25 anni, per rilanciare mi sono iscritto a un altro corso di nutrizionismo per sportivi, anche quello per cercare di dare sempre un consiglio sempre più adatto a ogni cliente che viene nel nostro negozio. Centerbe, che anche quest'anno offre il proprio apporto al giornalista Mauro Massorbio per l'agenda Adesso, 365 giorni da vivere con gusto, da qualche tempo ha ampliato la propria sede in via Garibaldi, una scelta che testimonia della bontà del lavoro portato avanti e che significa proiezione nel futuro. Ma come si fa fronte alle esigenze dei clienti? Intanto considerare il cliente non una persona a cui vendere un prodotto, ma a cui dare un servizio. Io sono comunque figlio di una mamma albergatrice di San Candido, quindi l'idea è sempre stata quella non di vendere qualcosa, ma di servire il cliente, di cercare di farlo trovare bene, di farlo tornare. Questo lo puoi fare intanto nell'acquisto. Il miglior commerciante è quello che acquista bene, ma non nel senso che si crede che compra meno o compra per guadagnare di più, ma che compra la qualità migliore. Io e mia moglie abbiamo sempre cercato questo, comprare i prodotti migliori sul mercato. Questo ci ha sempre aiutato. Invece che fare il prodotto personalizzato, magari un po' finto, no? Fatto non di qualità, con la scritta Erboristeria Centerbe, abbiamo sempre cercato di andare alla fonte, andando a vedere le aziende. Io e mia moglie, adesso anche con i figli, andiamo sempre nelle ditte per vedere un po' in faccia chi produce questi prodotti. Adesso di biologico si parla tantissimo, il biologico non è altro, dal mio punto di vista, che il mangiare dei poveri di 100 anni fa venduto ai benestanti di oggi o a chi è più attento. Però il problema è sempre cercare la qualità. Chi queste cose le fa a monte, sicuramente per business, per interesse, ma cercando di fare bene. Quindi la cosa più importante è sicuramente l'acquisto, comprare i prodotti migliori. Poi, come ho detto, cercare di servire il cliente, quindi mettersi nei panni del cliente, cercare di capire cosa vuole soprattutto, e se è in grado di fare un certo tipo di percorso anche alimentare, perché non si guarisce con un integratore alimentare, non si sta bene perché si prende un antiossidante, si sta bene perché si vuole cambiare un po' anche stile di vita. Terza cosa più importante è rinnovarsi in continuazione. Io e mia moglie in certi anni siamo stati tentati ad aprire il secondo negozio, il terzo, perché ci sono state anche le spinte delle aziende in questa direzione. Ma la mia idea è sempre stata puntare a fare un punto vendita fatto bene, di qualità, e questo ci ha ripagato, perché adesso abbiamo tantissimi clienti che arrivano da Belluno, da Feltre, e nonostante la forte concorrenza sia delle farmacie, dei supermercati, di altre erboristerie, noi continuiamo a lavorare bene e a crescere. Essere imprenditori è una sfida continua. Affrontala con la squadra giusta. Scegli Confcommercio Imprese per l'Italia. Con i nostri servizi, la tua impresa riparte con una marcia in più. Il prossimo servizio l'abbiamo dedicato allo sport ed in particolare alla mountain bike, sì, perché in Alpago il prossimo luglio si svolgeranno i campionati europei, occasione di sport ma anche di valorizzazione del territorio.
Dal 22 al 26 luglio prossimi l'Alpago ospiterà i campionati europei di mountain bike. Si tratta di un evento di altissimo livello sportivo che ritorna nella Conca e in particolare alla Mosano, comune di Chies, dopo la bella esperienza del 2006. Sport di vertice, certo, ma anche occasione per promuovere il territorio. Lo spiega il coordinatore dell'organizzazione, Paolo Zanon. Giustamente è sicuramente un evento sportivo di primo ordine, perché comunque portiamo i campionati europei, che sono a tutti gli effetti un campionato del mondo, con tutte le discipline collegate alla mountain bike, quindi cross country, il trial, il minietto, eccetera, quindi uno spettacolo, un'offerta completa. Ma abbiamo sempre creduto negli eventi sportivi soprattutto per il ritorno che possono avere sul territorio, sia in termini di promozione ma anche di proprio ritorno immediato per quanto riguarda il settore ristorazione, alberghi, servizi, eccetera. Per cui crediamo molto in questo evento e pensiamo sia un'occasione molto importante per tutto il nostro territorio, non solo per l'Alpago. Per fine luglio in Alpago sono attesi numeri importanti per quanto riguarda le presenze. Sono presi circa 800 migliaia di atleti con tutti gli accompagnatori eccetera, ma quello che puntiamo, che facciamo comunque, pensiamo che di avere un buon riscontro, un ottimo riscontro in termini di pubblico, ovviamente non solo dal nostro territorio ma anche da tutto il Veneto, tutta Italia, e molti sicuramente sportivi e anche appassionati dall'estero, per cui saranno rappresentate circa 33 nazioni, quindi la gran parte delle nazioni europee. Le televisioni accreditate nel 2006 furono una trentina, 35 in rappresentanza anche qua di quasi tutti i paesi europei, e una cinquantina di testate giornalistiche. Importante in occasione degli europei di mountain bike sarà anche la collaborazione con il mondo imprenditoriale. Siamo appoggiati a molte aziende, sia per sfruttare, diciamo, la capacità anche di promozione, quindi di scambi, di far veicolare il nostro logo, il nostro evento in vari settori. Ma in particolare abbiamo così pensato che bisognava creare un qualcosa di coordinato nel territorio, quindi un'offerta di servizi, un'offerta turistica che fosse indirizzata, a parte appunto alla popolazione dell'Alpago, anche alla popolazione del Bellunese, ma anche agli ospiti che venivano. Quindi abbiamo ideato una card che abbiamo chiamata Bike Fantastic Card, che è una card che avrà il costo di 6 euro, con il quale praticamente daremo già un gadget che copre il costo della card, e nella card ci saranno chi acquista la card avrà diritto a tutta una serie di agevolazioni stipulate e concordate con gli operatori del settore, quindi delle convenzioni, degli sconti, eccetera, che vanno dai ristoratori ai servizi, alle guide, ai musei, eccetera. Quindi per far questo abbiamo coinvolto, principalmente per presentare l'iniziativa, abbiamo coinvolto l'ASCOM Belluno e tutti i mandamenti della Pago, quindi tutti i rappresentanti dei comuni. Ci siamo trovati, abbiamo presentato la nostra iniziativa e abbiamo avuto un pieno appoggio a questa nostra iniziativa. È tutto anche per questa puntata, grazie per averci seguito. Ascom Belluno Notizie vi dà appuntamento a tra 15 giorni. Arrivederci.